Benvenuti a tutti ragazzi su FIFA, secondo anno carriera allenatore con il Torino. Abbiamo il derby con la Juve, formazioni fatte, andiamo in campo. Arriviamo da una brutta sconfitta col Cagliari, due palle in contropiede, 2-0, ciao. Ed eccoci qua, Juve che si sta per finire tutte e due le squadre di riscaldamenti. Questa cosa è fatta molto bene, eh. Giochiamo nello stadio della Juve e quindi ok, vediamo un attimino. Ok, e si parte con il Gallo insieme a Sanabria. Oggi formeranno l'attacco: Brenner, Vojvoda, pallone a Mandragora, tocca per Stergio, si ferma malamente. Attenzione adesso Vlahovic che può ripartire per la Juve. Ancora Vlahovic, Bremer che attende Kulusevski, forte, bravissimi così. Milinkovic-Savic ferma tutto Fares, che adesso può avanzare. Bello il passaggio adesso verso il Gallo. Pallone Sanabria, mette in mezzo Mandragora. Mamma mia che parata portiere della Juve. Ancora Toro, però stavolta forse c'è il fallo di Locatelli, ammonito. Ah no, Bernardo Silva, nuovo acquisto della Juve. Jordi Alba, Arthur, adesso Kulusevski si appoggia per Vlahovic. Pallone a Dybala, che nella realtà Dybala saluterà la Juve. E allora si può andare su questa fascia. Danilo va a chiudere. Bravo, qui nello scatto Dybala. Ho provato a prenderlo dandogli attenzione Locatelli. Mamma mia. No, Bernardo Silva. La gran parata di Milinkovic-Savic. Dicevo, ho provato a dargli il mio otto alla Juve per Dybala, ma mi hanno detto fatti il furbo. Sanabria, pallone giocato lungo, attenzione che si va in profondità con Brecalo, 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 il tiro, esce il gol, gran contropiede del Toro. Brecalo è un giocatore che, peccato che nella realtà quest'anno rientra al Wolfsburg, perché non vuole giocare in coppa lui, giustamente anche, cioè che cazzo sta a fare da noi, che non la faremo mai più una coppa noi, la puoi fare sui giochi la coppa, finché avremo presidenti così. Lasciamo perdere, non voglio entrare nel discorso. Attenzione, questa parte adesso risuona Vlahovic, fermato ancora Breca. Mamma mia, sei cresciuto Fares. Prova il lancio in mezzo Fares, che potrebbe essere uno scambio per un altro terzino sinistro. Rinaldi sul mercato, giovane Rinaldi, che io francamente lo terrei, punterei a questi due giovani per il Torino. Attenzione adesso però la Juve, il tiro, gran gol, niente da dire. Questi scambi al limite dell'area, segna Vlahovic. Sì. Segnato Vlahovic, il mercenario number one di quest'anno, uno dei tanti mercenari, perché non è solo lui. Pallone adesso Vojvoda che si può involare sulla fascia, niente, sbaglia tutto. E Vojvoda potrebbe anche essere un altro che potrebbe partire, Dybala, ma questo magari a gennaio, vedremo. Attenzione ancora Juventus che manovra il pallone con Vlahovic, stavolta Zima lo ferma molto bene. Ancora Locatelli, preme la Juve. Ancora il tiro a giro, mamma mia, palla in calcio d'angolo, sempre lui, Dybala. Attenzione agli scambi corti qui, Arthur, gran finta, Arthur entra in area. La Juve gioca bene. Kulusevski.
Il tiro, palla nelle mani di Milinkovic-Savic, beh, rinvio adesso qua, e allora il Toro che si può distendere. Rimessa laterale, ma noi anche un pareggio, ragazzi, potrebbe andare bene perché la Juve sulla carta è più forte, eh? Attenzione Vlahovic. Allora fermiamo subito questo Kulusevski che è molto pericoloso. Attenzione alla profondità. Il tiro è ancora Vlahovic. Mamma mia. Svlahovic, come lo chiamo io. Mister Mercenario, number one di quest'anno. Pallone in mezzo, attenzione. Ma non è perché è andato la Juve, a me è mai piaciuto neanche nella Fiorentina. Andiamo, bello lancio adesso verso il gol, Belotti, ancora un'azione di contropiede, mamma mia come si fa a anticipare però, pallone adesso, Brekalo, tiro, è 2-1, sempre Breka, ragazzi sto pensando di dare via seriamente il Gallo, eh. Non sto scherzando, non sta più giocando, ormai non cresce più, 29 anni, boh. Se io trovassi un attaccante più giovane con le stesse qualità sue, intanto questo è un fenomeno, eh. E purtroppo anche Cairo non ha i soldi per tenerlo. Non mi pronuncio più. Sarà sempre la solita storia del Torino di tutti gli anni, Fares. Non è lì dietro. Adesso Milinkovic-Savic, Sergio. Un bel centrale difensivo, però sbaglia. Secondo me ci allunghiamo troppo. Attenzione, Vlahovic. Fuori gioco. Danilo, 2-1 per il Toro in questo derby. Tempo che praticamente è scaduto, sarà l'ultima azione per la Juve. Attenzione a Vlahovic, bravo Zima a chiudere e finisce il primo tempo. Allora, stiamo vincendo il derby, almeno qua. Intanto Verona vince, pareggia l'Inter, pareggia la Sampdoria col Milan, Fiorentina che batte lo Spezia. Fiorentina che sta andando molto bene quest'anno, eh. Allora, Gallo proviamo a lasciarlo ancora in campo. Io toglierei Fares. Non mi sta tanto piacendo. Sì, Pobega. Cazzo, metti Pobega, sei scemo. Allora, chi possiamo mettere? No. Allora niente, gioca lui. Boh, non ci abbiamo terzini sinistri, non li ho portati. Vediamo un po' qui in mezzo. Sergio, possiamo cambiare. E dagliela con sto Pobega, oh. Niente, non c'è i cambi, giocano questi, boh. Gallo Belotti via. Mettiamo Berger. Sanabria, via. Metti Donis. Cambiamo i due attaccanti. Abituiamoci anche a giocare un po' con altri attaccanti, ragazzi. Intanto i giocatori prima o poi finiscono le loro carriere, non è che devono sempre giocare gli stessi. Io non sono mai stato per gli 11 titolari, cioè squadra base, bisogna far giocare tutti, anche nella realtà. Anche perché se no non saprai mai se un giocatore viene forte o può avere delle potenzialità. Come sai, se non li fai mai giocare, Vlahovic, attenzione, chiude tutto Zima. Ancora Vlahovic. Questo Kulusevski, mamma mia che errore qui. La Juve pareggia con Dybala. Vabbè dai, errore difensivo che non si chiude. E siamo 2-2, un bel derby. Donis. Pallone a Bremer. Errore di Bremer qua, Vojvoda. Palla in mezzo ancora. Va via Donis, va via, va via. La palla in mezzo. Juve esce bene.
Locatelli, pallone d'oro Locatelli. Avrà segnato 3 gol quest'anno. Pallone d'oro Locatelli. Vamo, lasciamo perdere, eh. Allora, palla ancora. Sarà già un giocatore quella roba lì. Andiamo, bravo a fare. Adesso Berger. Bella la girata ancora per Donis, Donis, Donis. Mamma mia. Mamma mia. Bravo Gavi. Non ho bisogno di tanti giocatori, ce li abbiamo i giocatori, ma c'è da fare un po' di pulizia comunque. Ci abbiamo troppi doppioni secondo me, troppi esterni, troppi. Adesso vediamo comunque se trasformarne qualcuno in centrocampista, vedremo. Adesso mettiamo difensivo così ci copriamo un po' di più. Attenzione agli scambi qua. Niente. Gol, gran gol. Chi ha segnato qua? Chi è questo? Dybala, Dybala, Paolino, gran gol, bravo. Noi ce li mangiamo, giustamente li prendi, eccolo. Tiene Vojvoda. Madonna, Vojvoda oggi veramente è scandaloso. Ma tanto lo do via. Lo do via, Vojvoda. Ragazzi, non è facile perché FIFA c'ha tutti dei guardate quest'altro. Chi se ne frega se perdiamo, dai. Nascosti dietro il pallone, vabbè. Abbiamo perso anche questa dopo la sconfitta col Cagliari, perdiamo anche con la Juve. Kulusevski, questo è forte, eh. Altro che Locatelli. Mamma mia, ne potevamo prendere anche di più volendo. Bella adesso la remake, remake. Pallone adesso in mezzo, arriva Brecolo, Brecolo, guardate, fallo, cazzo, che è entrato. Brutto, brutto fallo di Locatelli. Ve l'ho detto io questo qui, sente aria di pallone d'oro, allora è agitato. Sto pezzo di merda, scarpone del cazzo, mi fa uno scarpone. Andiamo, palla Donis, Donis, Donis. Andiamo Berger. Pallone in mezzo, niente. No, vabbè, questo è perso. Vabbè. Non è importanza, attenzione qui, che va via Paolino. Paolino, attenzione a Paolino, che la metterà in mezzo e c'è il gol. Bella azione, gol di Vlahovic. Quindi, niente, 4-2 e ce ne andiamo a casa. È giusto così, gli ha giocato male, è giusto che vinca la Juve. C'è poco da dire. Porca troia. Ma sì, cosa mi fai cambiare adesso, coglione? Un altro che andrà via è proprio Fares, oramai non tiene più, non tiene più in questa squadra. Esce Dybala. Bello, 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 bello.
Gran gol! 4-3, Madonna che azione, gran gol di Donis. Mamma mia, che bello, cazzo, gran gol, porca puttana. Un bel derby, dai, non era perché abbiamo combinato le puttanate, potevamo prendere un punto, ormai credo che sia finita. Aspettiamoli qua. Grande azione veloce, grande azione veloce, veloce. No, sbagliato tutto e finisce così. Vince la Juve 4-3. Beh, però perlomeno ce la siamo giocata. Andiamo avanti. Saltiamo l'intervista, che non me ne frega proprio niente. 3-1 vince l'Inter. E noi due sconfitte di fila. Cagliari Juve. Oh, la Champions, mamma mia. Vediamo un po' i gironi. Questa è tosta da fare, eh. Vediamo un po' i gironi, contro chi sono. Come si fa a vedere i gironi? Ah, eccoli qua, scusatemi, minchia che gironi, ragazzi. Vediamolo subito. Manchester City, Siviglia, Leverkusen, Torino. Ciao. Tanti saluti. Facciamo il girone e poi ce ne andiamo a casa, ve lo dico io. Gruppo H, Chelsea, Barcellona, Benfica, Ferencváros. Che cazzo di squadra è? Real Madrid, Borussia Dortmund, Marsiglia, Vittoria, Pulzen. Squadra polacca. Atletico Madrid, Milan, Ajax, Mechelen. Liverpool. Juve. Salisburgo Celtic, Bayern Monaco, Inter, Sporting e Capatene, Manchester United, Real Sociedad, Shakhtar Donetsk e Copenaghen, Paris Saint Germain, Leipzig, che sarebbe l'Ipsia, Porto e Besiktas. Porca troia. In Europa League, vediamo, ci riguardiamo i gironi, ragazzi. West Ham, Levante, Nantes, va bene, Lazio, Trasport, Hajduk, Rapid Vienna, Tottenham, Wolfsburg, Rangers, Servette, Leicester, Bruges, Malmo, Rosenborg, Gruppo E, Nizza, PSV, Young Boys, Apoel, Gruppo F, Olympic Lione, Fenerbahce, Midtjylland, Lech Poznan, Gruppo G, Mönchengladbach, Sparta Praga, Portimonense, FC, SB, non so che squadra sia. Gruppo H, Real Betis, Bologna, Utrecht, Helsinki. Eh già, perché il Bologna, come mai c'è solo 8 gironi? Come mai? Ah boh, si vede che la fa così, va bene, dai. Ragazzi, io direi che è tutto. Ci rivediamo poi per la partita di inaugurale della Champions. Intanto guardiamo un attimino il calendario insieme. Ah, abbiamo Bayer Leverkusen, vabbè, poi questa non la registro, questa non la registro, questa non la registro, e registreremo poi il City. Giochiamo in casa, invece andiamo in Germania per quanto riguarda l'andata di questo girone di fuoco. Ciao a tutti, è stato un piacere.